Dunque la differenza. Cerco Firenze 77 attraverso Roberto Setti, La Fonte Preziosa, a cura di Luciana Campanisetti, Kempis. Salve a voi. Se l'assoluto è l'infinito matematico e il relativo è la serie dei numeri, ciascuna quantità matematica è dunque un relativo che è contenuto nella infinità, nell'infinito matematico. E come ogni numero è un ente definito, altrettanto l'infinito è una quantità, indefinita, ma una quantità. Dunque la differenza fra assoluto e relativo è proprio quella che conosciamo. Una quantità definita, il relativo. Una quantità infinita, l'assoluto. Ora, se noi diciamo che nell'infinito della serie dei numeri sono contenuti tutti i numeri della serie, diciamo una verità. Ma se diciamo che l'infinito matematico per questo è anche una quantità definita, affermiamo il falso. Cerchiamo di essere più chiari. Nell'infinito matematico certamente è contenuto il numero 1 e tutta la serie dei numeri. Ma se noi diciamo che l'infinito matematico è anche il numero 1, noi diciamo una cosa che non è vera. L'infinito matematico è uguale unicamente a se stesso. Il fatto che contiene come quantità tutta la serie dei numeri non vuole assolutamente dire che egli sia anche un numero o l'altro. Ora, ciò che noi conosciamo come bene e male, alto e basso, buono e cattivo, sono discriminazioni che vengono fatte in funzione della nostra relatività. Sul piano assoluto, cioè dell'infinito, secondo il nostro esempio, non ha più valore dire che un dato numero sia divisibile per un dato altro numero, come un altro diverso numero non è divisibile per lo stesso divisore di prima. Queste sono constatazioni relative alle quantità definite dei numeri, che nessun rilievo hanno nell'infinito matematico, il quale, d'altra parte, abbiamo visto che tutte le contiene, pur essendo un quid affatto diverso dalle parti. Dunque, questa discriminazione che noi facciamo in funzione della nostra natura relativa è una discriminazione che fa parte della illusione. Tanto utile, tuttavia, quanto è utile il mondo del relativo e dell'illusorio. Perché? Se non vi fosse la quantità definita dei numeri, esisterebbe l'infinito matematico? Risposta che richiede una profonda meditazione che certo voi, con entusiasmo, farete. Ecco che scoloriscono certi valori che noi fino ad oggi abbiamo considerato spina dorsale dell'esistente. Scoloriscono certi tabù che noi credevamo verità assolute. V'è un'unica verità assoluta, unica realtà, ed è Dio. Voi con rammarico pensate alla identificazione dell'individuo con l'assoluto, perché per il vostro istinto di conservazione cercate ogni interpretazione che vi garantisca che una parte del vostro io attuale, se non tutto, rimane, non perisce. Ed allora vi è cara l'interpretazione che nella identificazione con l'assoluto qualcosa di voi rimane, che voi siete voi a godere della presenza di Dio, voi innalzati al rango dell'assoluto. Ebbene, la questione è diversa, anche se non in contraddizione con quello che in precedenza abbiamo sempre detto. È vero che rimane l'unità del sentire, ma com'è il sentire nella identificazione con l'assoluto? È sentire d'essere il tutto, è sentire in termini di assoluto. Nessuna forza che trascenda l'assoluto stesso, perché egli è la prima causa e niente può esservi che sia causa di lui stesso. Sentire dunque in termini di assoluto
per quanto la nostra mente possa recepire di questo sentire assoluto e tradurlo in parole, significa sentire il tutto in una consapevolezza assoluta. Ma non già sentirlo in funzione di una separatività, ma sentirlo in funzione di una unità. Ecco perché l'uno assoluto, ecco perché l'assoluto non è la somma delle parti. Ed io vi saluto nella promessa che le parole che udite fanno parte di verità che sentirete, e un giorno forse neppure molto lontano. Pace a voi.